Bentornato tra noi a Klaus Condicio e l'onorevole Gianluca Bonanno. Buongiorno onorevole. Ciao a tutti. Buongiorno. Onorevole, come va col Parlamento? È stata convocata una seduta il 20 agosto con la Boldrini di Via Convocati. Che succede? Ma io sono presente, però è sintomatico che il Presidente della Camera Boldrini, che secondo me è il peggior Presidente della Camera dal dopoguerra a oggi, voglia fare una seduta per far vedere che si lavora in Parlamento, e in realtà è più che altro una buffonata, perché ci saranno solo delle comunicazioni, una specie di dibattito e chiusa la questione. Vive molto d'immagine il Presidente della Camera. Faccio un esempio stupido ma che mi ha colpito. Quando ho ricevuto la censura per quello che ho detto in Parlamento, che ribadirei sempre sulla questione della sodomia eccetera, mi ha mandato la censura a sua firma, e nella carta intestata, può sembrare una stupidata ma secondo me non lo è, invece di esserci scritto il Presidente c'era scritto e c'è scritto la Presidente, cioè ha fatto stampare una nuova carta perché lei è la Presidente della Camera. Io, fossi stato al suo posto, come credo tutti, avrei prima finito la carta del Presidente. So che è una scemata, che è una cosa di pochi soldi, ma è sintomatico del fatto che lei vive molto di immagine e ha tutti questi modi di fare, dove vuol far vedere appunto di essere una persona che dopo Dio esiste la Boldrini. Senta, come conduzione del Parlamento, come la giudica? Ma spesso non c'è, e quindi non è molto facile da giudicare. Diciamo che credo che dovrebbe studiare parecchio. È molto curata nell'aspetto, si trucca molto? Ci mancherebbe, su quello poi ognuno è libero di vestirsi come meglio crede. Diciamo che sembra Wanda Osiris, perché quando cammina sembra che sia Wanda Osiris quando scendeva le scale, insomma. Cioè, in che senso? Guardatemi ma non toccatemi. Guardatemi ma non toccatemi? Sì. Ma come donna è sexy? Ma no, non so giudicare, non voglio giudicare. Però sicuramente dal punto di vista così della è una che vive molto di immagine, fa tante sparate, comunque proclami, ecco, molti proclami, c'è uno staff mica da ridere, e poi però finisce lì la storia. C'è sicura che ha come obiettivo voglio presenziare il Gay Pride, oppure la questione dell'immigrazione, poi giustamente c'è qualcuno molto più in gamba di lei, che è il Santo Padre, che non fa parole ma fa fatti, e va a Lampedusa e fa capire come si fanno le cose, insomma. Perché la Camera ha una conduzione, diciamo così, dilettantistica. Perché secondo lei è così schierata con i gay e con gli immigrati? Per un fatto politico e d'immagine? Da una parte ovviamente dal partito che rappresenta e che l'ha portata ad essere Presidente della Camera, perché lei arriva da SEL, quindi ovviamente rappresenta determinati valori, dopodiché forse anche dal lavoro che ha svolto fino a poco tempo fa, dove a quanto pare invece di dare una mano al nostro paese metteva i bastoni tra le ruote quando c'erano fortissime difficoltà a Lampedusa con gli sbarchi di qualche anno fa. Adesso però fanno finta di niente. Cioè, ci sono gli sbarchi, fanno gli schizzinosi, sì ci sono, adesso vediamo, però io non ho mai sentito prendere una presa di posizione forte su quello che sta accadendo, nessuno che alza la voce, quando però c'era un altro governo, c'era il ministro degli interni, un certo Roberto Maroni, ogni giorno parlava di queste cose gridando lo scandalo. Beh, può essere anche che l'onorevole presidente Boldrini abbia altre priorità. Sì, appunto, c'è quella di cambiare la carta intestata e scrivere la Presidente invece che tenersi il Presidente. Quelle sono una delle sue priorità. Un'altra priorità è appunto quella di fare proclami o di convocare la Camera il 20 di agosto, facendo spendere un sacco di soldi, perché poi la gente deve saperlo, per
noi e andare a Roma costa un sacco di soldi, viaggi aerei, personale, tutto, per che cosa? Per una seduta dove fa una dichiarazione, chi è? Presidente degli Stati Uniti? Sì, e beh, poi ci saranno le telecamere, i fotografi. Ah, beh, certo, sì, sì, per dire, avete visto, siamo qui presenti, però io preferisco qualcuno che dice e fa, e non solo quello che dice poi buonanotte. Senta, i tagli, i tagli annunciati ci sono stati o no? I tagli delle spese della Camera, intendo, scusi. Guardi, ci stanno studiando, ma certamente non è la Boldrini che sta facendo qualcosa di eccezionale. Qualcosa fanno, ma secondo me si può fare molto di più. Faccio un esempio solo, io ho mandato 2 mesi e mezzo fa una lettera in cui chiedevo, perché rimanevano tutte le luci accese nel palazzo della Camera e dove ci sono le commissioni, dove alla mattina alle 7, 7 e mezzo ci sono tutte le luci accese come se ci fosse una riunione, e rimangono accese anche se non ci va dentro nessuno fino alla sera. Allora io ho mandato una lettera dicendo perché succede quello, incominciamo a risparmiare invece di fare sempre la morale degli italiani, poi noi siamo i primi a sperperare del denaro. Dopo 2 mesi non mi aveva risposto, allora sono intervenuto alla Camera e casualmente, tra virgolette, 2 ore dopo che sono intervenuto alla Camera raccontando questo fatto che nessuno mi aveva risposto dopo 2 mesi, mi è arrivata una risposta da parte del segretario personale della Presidente della Camera, dicendomi e scrivendomi che quali erano i consumi, cose da ragioniere in pratica, con il risultato che secondo me è cambiato praticamente niente. Uno va alla Camera dei Deputati e vede immancabilmente tutte le luci accese, anche quando c'è il sole fortissimo che non serve una luce accesa, è come se uno a casa sua è scemo, accende la luce alla mattina, poi esce, va a lavorare e torna a casa la sera e la luce è ancora accesa. Se è così amministrare bene, secondo me basta poco. Addirittura nella lettera mi ha scritto che c'era già una circolare più di 20 anni fa, non applicata evidentemente. Quindi, e dov'è, dov'è l'ecologia, l'ambientalismo e il rispetto della natura? Com'è? Dico, dov'è finito l'ambientalismo, l'ecologia? No, ma queste sono le cose perché fanno ridere, così come fa ridere che Sinistra Libertà, che io poi avevo definito sodomia e libertà perché c'hanno sempre in mente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l'adozione tra persone dello stesso sesso, e si sono scandalizzati, io ho preso solo un termine della Bibbia, della Bibbia. E fanno dei proclami, ad esempio noi abbiamo votato proposto un emendamento per tagliare le pensioni, quelle le super pensioni, e Sinistra e Libertà ha votato contro, ad esempio. Abbiamo votato per aumentare la pena per lo stalker, quindi per il reato di stalking, hanno votato contro. Nelle piazze, in televisione dicono una cosa e poi alla Camera ne fanno un'altra. Questa cosa va nell'ambiente. Se uno che è presidente della Camera vede tutte le luci accese, ma lei non le vede perché è sempre in giro, probabilmente poco la Camera, ma ci sono centinaia, migliaia di lampadine accese che non servono a niente, ma questo è solo un esempio stupido, perché non è che con quello si salva il problema e l'economia del paese, ma uno dà il buon esempio. Se io vedo queste cose, che sono un semplice deputato, perché gli altri non le vedono? Perché non fanno niente? Senta, quando girate così, vi saluta, è educata con voi, vi dice buongiorno, non lo so. No, io l'ho vista solo una volta, diciamo così, molto vicino, mi ha stretto la mano, ma aveva un atteggiamento come... E come dicevo prima, Però le ha stretto la mano. Sono io. Però le ha stretto la mano. Se, quindi è già una giornata. Perché l'ha stretta tutti, non poteva. Ah, ho capito. Non poteva fare altrimenti. Io dicevo che gli era venuto un crampo, oppure me la stringeva. Senta, un'atleta russa è stata criminalizzata perché ha detto che nel loro paese è normale che gli uomini vanno con le donne, le donne con gli uomini. In tutto il mondo, ecco, poi ha dovuto fare marcia indietro. Non si può dire certe cose ancora, non si possono dire più. Non sento. Ho detto non si possono più dire certe cose, vietato. Ma non lo so, io se vuole lo dico, cioè, mi sembra una cosa normalissima. In natura, cioè, l'uomo e la donna è maschio e femmina, dopodiché chi è
come dire, gay o come si vuole chiamare. Cioè, ad esempio, se io in Parlamento dico gay, magari non mi dicono niente, se io dico sodomiti, hanno fatto diversi incredibili, ma non mi sembra, cioè, però vogliono però vogliono il reato di omofobia e che consiste sostanzialmente in questo, adesso lo dico molto ristretto. Sì. Se facciamo il caso che una persona, io, sì, no, do uno schiaffo perché mi fa arrabbiare una persona, do uno schiaffo a uno senza sapere se è etero o è gay. Se è etero, lo schiaffo magari mi costa, adesso sto facendo un esempio stupido, 5 mesi. Sì. Se si scopre che è gay, io magari non lo so neanche, me ne danno 10. Cioè, se questo è tutelare a questo punto i gay, vuol dire discriminare gli etero, quindi a questo punto tra un po' ci sarà anche il reato di eterofobia. Sì. Cioè, che alla fine se uno è etero si sente si sentirà discriminato rispetto agli altri, perché man mano che andiamo avanti così, cioè, è l'assurdo che uno prima, adesso dico lo schiaffo per far capire, ma se commetti un reato e non sei neanche, cioè dovresti chiedere prima scusa, sei etero, sei gay, cosa sei, perché a seconda di quello che tu sei io posso avere anche delle aggravanti ulteriori, ma dove viviamo? E non solo, c'è chi vuole anche una censura del linguaggio, per esempio c'è chi vuole la multa per chi dice culattone o frocio, così anche può capitare guidando la macchina, lei mi taglia la strada. No, ma non è, ma allora queste qui sono buffonate, per me, sono buffonate. Allora io cosa dovrei dire? Io sono alto 1,65, sono diversamente alto, cioè tutte le volte che mi hanno detto nanetto, nano, adesso vabbè posso fare un paragone con uno molto più famoso di me, importante, cioè Berlusconi, mi danno del nano, del caimano, sì, sì, di tutto, di tutto. Uno ciccione, sì. Cosa dovrebbe fare? Il povero Brunetta, gliene hanno dette di tutti i colori. Brunetta D'Alema gli aveva detto sei un ministro tascabile, è successo qualcosa? No. Cioè, qui a seconda delle situazioni, se parla uno di sinistra può dire tutto quello che vuole, se parla uno che non è di sinistra è da bastonare, ma anche in aula, le faccio un esempio che mi è capitato, io ho detto in un discorso, la gente è incazzata e la presidente di turno, che era la Sereni, la vicepresidente, ha detto, moderi il linguaggio, non lo dica più, e io ho detto, vabbè, questo è un linguaggio che si sente in giro e forse vive sul pianeta Marte, però non lo dica più perché sennò io le mando un provvedimento, comunque censuro quello che lei dice. Senta, la Sereni. L'altro giorno uno del PD ha detto una parola uguale, nessuno ha detto niente. Senta, nel reato di omofobia, allora, dare del culattone così per scherzo in una battuta del finocchio, secondo lei configura reato di omofobia? Per lei no, ovviamente. No, per me assolutamente no. Tra l'altro si può anche dire, cioè, ma io con i miei amici magari scherzando uno può dire così, no? Ma sono non si dice per cattiveria, ma per ridere, no? Cioè non... Cioè, fin da quando sono cresciuto io in mezzo alla gente magari scappa anche quella parola. Sì. Ma non è che, cioè, se uno perché si deve offendere? Se non ha niente di cui offendere, cioè, non capisco io sta cosa. Quindi non deve rientrare, diciamo, il linguaggio nel reato. Quindi... Ma no, ma siamo al ridicolo. Le cose serie di questo paese sono non far aumentare l'IVA, anzi magari di diminuirla, fare in modo che l'IMU non si paghi, far sì che si lavori per creare posti di lavoro, per aiutare i pensionati, soprattutto quelli che hanno la minima, questi sono i problemi importanti del paese, la sicurezza, questi hanno fatto un provvedimento di svuota carcere e fanno uscire migliaia di persone con anche recidivi, queste sono le cose vergognose che devono essere combattute mentre loro ovviamente votano a favore di questo, però quando si parla di questo argomento allora tutti fanno gli schizzinosi. E l'altro giorno purtroppo è morto un ragazzo di 14 anni che si è suicidato, ecco, strumentalizzato tutto, cioè è una vergogna, cioè quel ragazzino purtroppo è stato poi strumentalizzato da certe persone che si sono, secondo me, dimostrate
dimostrate come delle iene, come degli avvoltoi, che vista la tragedia non hanno avuto neanche il pudore di tacere, ma hanno subito proclamato: avete visto, perché con il reato di omofobia questa cosa non sarebbe accaduta. È una vergogna anche quella, perché non è così, non è che se tu c'è un reato lì, bisogna poi vedere la storia di questo ragazzo che poi viene fuori che aveva altri problemi, ma comunque nessuno si è accorto che poteva aggiungere una cosa del genere. Quindi, però lei si rende conto che conto che Bossi verrebbe perseguito perché ha detto culattone in una battuta così? Ma Maria, allora Sgarbi dovrebbe essere in galera a vita natural durante. Ma dai, ma sono ridicoli. Ma cosa vuol dire? Quindi, però se cioè non si offende, non... se io le dico culattone non è che mi querela. Io? No, rido. Ah, ok. Ma perché mi devo offendere? Ma quando uno mi dice nanetto, sgorbio così, ma mi viene da ridere, ma perché, ma che cosa vuol dire? Senta... Io, ad esempio, Dolce Gabbana, al contrario del sindaco di Milano e della sua giunta, io penso che Dolce Gabbana, che sono due stilisti di fama mondiale, devono essere tutelati. Non è che guardo se sono gay o no. Certo. Sono persone in gamba che non devono essere criminalizzate. Senta, in Russia è vietata la propaganda gay, nel senso che non si può promuovere il comportamento omosessuale. In Russia hanno un'altra visione. Io non sono per essere... Io ho questa visione che uno può essere eterosessuale, gay, cioè... poi ognuno decide anche per la sua natura. Certo. Dopodiché però quello che mi dà fastidio è il continuare a enfatizzare, a far vedere, a fare le vittime. Io questo non lo sopporto. Cioè, se uno è gay oggi ha un parte già con 10 metri in avanti, perché qualsiasi cosa lui si mette a strepitare, urlare, a dire: ma io sono lesbica, io sono gay, allora mi state discriminando, mi state attaccando. Ma cammina come tutti gli altri, punto e finito. Poi la tua sessualità, ti entra come vuoi la tua sessualità, ma non è che deve ogni volta fare un cinema perché si sente discriminato, perché ripeto, tra un po' ci sarà il reato di eterofobia. Cioè di persecuzione degli eterosessuali. Senta, ma se invece ci fosse una città, una realtà dove potessero convivere i gay, non sarebbe meglio che non mischiati? Ma dove, come una realtà? No? Che ne so, in un'isola, boh. ma faccio quello che vogliono. Che ritengono. Ognuno faccia la sua vita, certo. No, la smettono di fare il vittimismo e di pretendere, di volere, cioè facciano loro e nessuno li discrimina, anzi, se ognuno si comporta alla sua maniera, se invece vogliono fare il gay pride o uno lo sfiora, ecco, hanno toccato un gay, ma cosa vuol dire? Allora quando tocchi l'eterosessuale che cosa vuol dire? Se vogliono questa legge dell'omofobia, ribadisco, che poi non è nient'altro che aumentare la discriminazione, non contro di loro, ma in realtà si discrimina l'eterosessuale che alla fine si sente quasi in colpa perché è eterosessuale. Ma Senta, lei ci ha raccontato di essere stato attenzionato da un insegnante pedofilo, quando ovviamente attenzionato, ma lei si è sottratto, eccetera. E questa esperienza ovviamente è un'esperienza traumatizzante che purtroppo si vive. Ho detto che c'era un insegnante che approfittava. Esatto. Così come ha detto anche Sgarbi su Pasolini, cioè Pasolini, che è stato un grandissimo, utilizzava i suoi studenti per cose anche sue personali, e quindi utilizzava la sua possibilità come professore di poter dire e dare dei voti ai suoi studenti, e utilizzava questa sua arma per fare altre cose sue particolari. È stato anche processato per quello. Dopodiché io ho avuto un professore che sostanzialmente faceva più o meno la stessa cosa. Però ecco, la domanda è un'altra: troppa accondiscendenza può incentivare atti dal punto di vista legislativo, culturale intendo, può incentivare la pedofilia secondo lei, o è un passaggio troppo arbitrario il mio? Ma no, io penso che quando uno vede
determinate cose e deve renderle pubbliche. E quindi secondo me il fatto stesso che uno può notare proprio, mai lo dicono, cioè, ma non, io non ho mai sentito autocritica anche su queste cose, che tutti i professori o le professoresse gay o lesbiche che ci sono in Italia, che sono comunque molti, o maestri o maestre, quando fanno i furbi, tra virgolette, c'è mai qualcuno che ha detto ah questo ha fatto così o cos'ha? Io non ho mai sentito uno in Parlamento della sinistra, di Sinistra e Libertà, di Vendogliani, che abbiano detto queste cose non devono esserci, anzi dobbiamo fare in modo che anche qui ci sia un asprimento delle pene. Nessuno dice niente, perché quando succedono queste cose o si fa finta di niente oppure va bene così, ed è invece una cosa vergognosa che è capitato a tante persone, perché di maestri e di professori gay è pieno il paese, è pieno, e ce ne sono tanti che approfittano del loro ruolo per cercare di portare a casa poi un beneficio di carattere personale. Ma lei sta dicendo una cosa, sta segnalando un fatto sociale molto grave, cioè lei sta dicendo che questi potrebbero in qualche modo usare il loro potere per fare... Ma non lo dico io, lo dico nei fatti, cioè ci sono, ripeto, il più eclatante è stato Pasolini. Ricordato da Sgarbi più volte che ed eclatante, ma nella vita quotidiana purtroppo ne emergono pochissime, ma di professori, di maestri gay ce ne sono parecchi, e che poi approfittano della loro posizione, evidentemente, sì, perché l'ho vissuto anch'io. E qui e questo non viene poi denunciato, non viene detto. Mi sembra che sui giornali non venga fuori niente, non ho mai sentito un parlamentare che dica queste cose, soprattutto da chi continua a dire e discriminare. Io penso questo, che bisogna essere giusti. Purtroppo a sinistra sono strabici. Però si chiama un mercato. Una cosa, perché loro vogliono far vedere come è successo in Francia, come sta succedendo con gli Stati Uniti. Noi siamo un paese troppo indietro. Che paese troppo indietro? Ma io comunque, fino a che avrò forza, difenderò la posizione che il matrimonio deve essere tra un uomo e una donna, punto. Che l'adozione di un bambino o di una bambina può essere solo tra un uomo e una donna e non tra due dello stesso sesso. Se questo vuol dire essere omofobo, allora io sono omofobo. Ma io penso invece di difendere quello che è un concetto, che è il concetto della famiglia e un concetto della natura. Perché io non ho mai sentito un cane miagolare, un gatto abbaiare. Senta, chiudiamo con una riflessione sulla Lega. Tosi leader del centrodestra. Ci penso anch'io allora. Perché? Perché ci pensa anche lui? Se si è candidato Tosi, fa bene, se si sente di candidarsi, magari mi candiderò anch'io. Ma perché non, che cosa, non ha le qualità? No, ma ci mancherebbe. Tosi ha dimostrato di fare benissimo il sindaco, ha fatto l'assessore regionale, e quindi se si sente di candidarsi è una cosa giusta che lui deve diciamo così, dire. Ci mancherebbe altro, però questo non significa che altri non lo possono fare. Ma quindi cosa ci sta suggerendo? Le primarie per la Lega? Ma nella Lega, quando il segretario federale Maroni, come ha detto, deciderà di fare il congresso, lì ci saranno le vere primarie della Lega. Perché se ci sarà il congresso, a me dispiacerà, perché secondo me Maroni è un bravissimo segretario federale, se deciderà di fare un passo indietro così come ha detto, allora le primarie della Lega si vedrà se chi diventerà poi segretario. Cioè lei sta dicendo saranno primarie di fatto, anche se non sono non le chiamiamo primarie, però essendoci in congresso ci saranno di fatto primarie, con, no? Certo, perché nella Lega credo che ci saranno molti candidati. È un positivo quello che ci sta dicendo. No, certo, anche perché penso che di cosiddetti nuove leve ce ne siano diversi che avranno voglia di misurarsi. Non mi pare una cosa negativa, vuol dire no, che... No, anche positiva, quindi Tosi fa un discorso ancora più ampio. Io penso che il primo giro di giostra, tra virgolette, sarà all'interno
della Lega, di eventualmente, se Maroni deciderà di fermarsi come segretario federale, io mi auguro di no, però da quello che ha detto vorrà fare questo passo, a quel punto si vedrà chi sarà il nuovo segretario della Lega. Certo. Senta, governo dura? Questo non lo sa nessuno, credo, non lo sa nessuno. Potrebbe darsi, come potrebbe darsi che nasca tra ma se cade il governo, la presidente Boldrini che fa? Andrà a Lampedusa. No, non lo so. Penso questo, che potrebbe anche nascere un governo Partito Democratico, che alla Camera ha la maggioranza assoluta, pur perché c'è una legge questa attuale dove c'è stata la maggioranza assoluta, e al Senato magari nasce la maggioranza tra PD e fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, che fuoriusciti nel senso che decideranno di uscire, e nascerà una maggioranza di quel tipo. Potrebbe succedere quello. Una riflessione, sempre che Berlusconi decida di fare una certa scelta, quindi potrebbe nascere un governo PD e transfughi 5 Stelle. Senta, infatti può essere una cosa che accade. Un ultimo giudizio sui grillini, sul fenomeno grillino, per chiudere. Se ovviamente praticamente quasi tutti di loro, se non tutti, se non era per Grillo non sarebbero venuti in Parlamento, perché, l'ho detto anche questo alla Camera, loro hanno rispetto a noi un vantaggio che poi si tramuta in uno svantaggio, cioè che loro possono assiduamente stare lì in Parlamento perché quello devono fare. Dopodiché invece chi come me, come tantissimi altri di qualsiasi colore politico, invece hanno una base sul territorio e il consenso lo ricevono dal territorio, c'è da lavorare anche sul territorio, per cui siccome loro non sono né amministratori di niente, da nessuna parte, evidentemente loro hanno solo quello, cioè fuori non sanno neanche chi sono, quindi hanno questo vantaggio-svantaggio che si concentrano su queste cose qua, ma come ho già detto, per certi aspetti sono ancora le prime armi, quindi stanno imparando, stanno vedendo le cose, ci sono quelli bravi, ci sono quelli meno bravi, come dappertutto. Io con alcuni ho un buon rapporto, con altri li ritengo meritevoli forse di fare gli amministratori condominiali, con tutto rispetto per gli amministratori condominiali. Non all'altezza del ruolo politico. Dottor Bonanno, noi la ringraziamo sempre, andiamo in onda domani, in bocca al lupo per il suo lavoro.